2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Nel primo episodio della seconda serie di Macari su Rai 1 viene citato il nome di Gela legandolo ad una dracma, cioè una moneta greca incastonata nel bastone dell'archeologo assassinato. Una moneta pregiata, e Gela infatti era una colonia molto ricca e potente e batteva la sua moneta, e questa è la prova appunto della ricchezza della città greca di Gela. Finalmente dunque una citazione sulla TV nazionale per fatti di cultura e di storia. Una piccola citazione, certo poca cosa rispetto al massiccio marketing pubblicitario che rappresenta per la Sicilia, rappresentato per l'Agrigento e la sua provincia e anche quella di Trapani, una serie TV che sta avendo notevole successo. Al di là delle critiche sulla trama, la consistenza dei personaggi, la bravura o meno degli attori, Macari fa venire voglia di Sicilia. Bisognerebbe prendere spunto da ciò per impostare, se si vuole, la politica turistica di Gela, che deve puntare a far venire voglia di Gela. Sogni ad occhi aperti? Può darsi, ma se non si esportano in modo professionale e non estemporaneo il bello della natura e dell'arte di questa città, sicuramente resteremo sempre a cuocere nel nostro brodo, cioè nel brutto quotidiano che avvolge questa città. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.